Ok, siamo giunti alla finale del campionato provinciale a singolo. Si incontrano Luca Morara contro Riccardo Ricchi Rubini, Magic 1 contro Magic 2. I giocatori hanno già provato il biliardo, quindi inizieremo subito con la sponda. Partita abbastanza difficile da pronosticare, ma anche qui direi che vedremo molte giocate all'attacco. Hai visto l'orario, non va neanche male. Visto l'orario, non va neanche male. Sponda vinta da Rubini, palle bianche, si parte. Buona bocciata, 10, si parte già molto forte. Luca va con la difesa incrociata, direi ottima. Lascia un po' di luce fra sponda e palla, ma nella norma. E obbliga Rubini ad andare appunto in una posizione un po' pericolosa. Infatti il pallino scivola verso la buca. Luca sarà quasi obbligato a metterlo in buca. Togliendo la biglia bianca, ottima esecuzione, non cascano birelli, ma ottiene lo scopo. Rubini prudenzialmente porta pallino nella parte bassa del biliardo. Morara mette un bellissimo punto, difficile da prendere. Bella palla di Rubini. Tira in sicurezza di Morara. Rischia di passare in mezzo, ma era quasi impossibile. E tiene il punto. 10-2. Si avvicina pericolosamente a riga e lo oltrepassa. Tiro di rimessa di Rubini, pare particolarmente ispirato a bocciare.
credito 10 e tiene il punto, scavando il primo break della partita, 20-4. Calcio di Luca, non ottiene nulla, sono di portare il pallino nella quadrante inferiore del biliardo. Tiro districato, sembra un filo lento. E vai. Risponde anche Morara districato. Sembra che l'angolo sia migliore. Infatti si va ad adagiare sotto pallino. Un po' lento, però trova pallino e tiene il punto. Forse memoria del biliardo prima che tagliava poco, magari. Ripete il tiro di stricata di braccio. Si va a posizionare sotto pallino. Un punto molto difficile da prendere. Pensando di tirare un frullo. Lo esegue. Un po' basso. Uno per Morara. Si porta a 4 punti. Questa volta la spinta è decisamente più alta, ma non viene giù nessun birillo. Rubini continua a cercare la difesa dietro pallino, come nella partita precedente. Morara va a giro, trova il punto. Risponde a risalire un filo stretto, ma direi una bella palla. Ci espone eventualmente al calcio, ma comunque palla tirata. Prontamente Morara lo esegue. Buono il tiro, non trova Castello e nemmeno il punto. Riesce a tirare il pallino nelle metterie di sotto, onde evitare altri problemi. Lascia un punto largo, ma
non era certo lo scopo quello di stringere punto con questo calcio, lo scopo era di fare qualche birillo per rincorrere l'avversario. L'avversario Rubini che decide, prova a farne 6, sembra abbastanza bello, forse dovrei lavorarci ancora un pochettino. Necessiterà, punto che necessita di essere misurato. Notizia da Ferrara: Callegari ha vinto il campionato provinciale di Ferrara Master e Roma ha vinto quello di prima categoria singolo. Roma non Marco, però credo Roma, forse il fratello di Roma. Marco secondo me faceva i Master. Può darsi che sia anche Roma Marco, eventualmente posso sbagliarmi io, ma tendo a pensare che era un Marco. Adesso assistiamo alla bocciata di Rubino in risoluto silenzio. Altra bella bocciata, realizza per ora 8, ma sembra molto ispirato nel colpire. Questo complica terribilmente le cose per Morara. ...34-4 il risultato. Morara tenta la reazione, bellissimo calcio a passo in mezzo facendo il birillo di sopra. Lento, le due sponde, però sicuramente una buona palla. Morara risponde da far suo, mettendo un bel punto. Rubini di tagliata, mi sembra un po' abbondante, gli altri che tagliano. Ritenta l'esecuzione, questa volta la direzione è ottima, riesce ad affossare il pallino sopra la propria biglia bianca. Ora c'è anche sulle strade con anche coperte per tirare una botta dritta. Ci prova comunque Luca e non tocca nulla. Thank you.
molto chiusa, per venire appunto. Ispirato nella bocciata. Ritenta al calcio morale, questa volta abbondante. Forse lascia anche il punto. Momento sicuramente difficile sul 46-7, il punto dell'avversario. Districata a risalire sul pallino, buona esecuzione, ottimo punto, forse attaccata, quindi concede un minimo di vantaggio a Rubini. E però vecchia la direzione e fa solo il punto. Affondare il pallino vicino alla sua, tiro non riuscito completamente, rimane molto spazio. Viene prova di stregato a fermarsi sotto il pallino. La direzione pare ottima. Stesso tiro per Luca, che proverà a fermarsi fra palla bianca e pallino. Ottimo tiro, se va a incastrare una posizione dove scalzarla sarà molto complesso. Tiro 1 per Rubini che si porta 48. Rubini che sembra in questo momento molto ispirato sia a punto che a bocciare.
perfettamente. Altri 8 di bocciato. Molto bravo in questa finale il portacolori del Magic 2. Si è pronto per bocciare, praticamente perfetto fino a questo momento. Morara ovviamente prova a cambiare strategia. Inizia a provare a stringere di più a punto. Rubini pianta un giro dalla palla. In questo momento gli riesce quasi tutto quello che tira. Molto bello anche questo tiro. Luca porta via la sua palla dal castello, non evitare guai peggiore. Bini tira a portare pallino alla sua bianca sotto, ci riesce. Morara risponde con un tiro districato di secondo, un pelo stretto. Ancora prova di tagliata ad andare sulla bianca, ma anche questa pare non abbia miglior fortuna di quella precedente. Per i 4 lo porterebbero a bocciare a 60, quindi con una bocciata da 10 si garantirebbe lo scudetto di campione provinciale. Bellissima bocciata, 8, si porta a 68-7 ed è a un passo dal traguardo. Sempre pieno in tutte le bocciate, più un filo di rimessa. Un Rubini sicuramente in splendida forma in questa finale. Spinge su pallino per farne 4. Non ci credo. Ma la bocciata di Morara. E realizza 10, prova a tenere giù pallino per vedere di strappare il punto.
Roberto Rubino, 10 secondi. Un buon punto. Tiro senza margini d'errore per Luca Moraro. Lo esegue benissimo e prende il punto. Risponde col medesimo tiro Rubino, che inzucca perfettamente la palla rossa, e a questo punto diventa veramente complesso riuscire a prendere il punto. Sempre col tiro di secondi di staccata Luca Morara, un pelo corto e un pelo lento. Tiro alla francese per andare sotto pallino, prende il punto insuccando una sua biglia. Ora Riccardo Rubini ha due match ball. Sembra buono. Fa il punto Riccardo Rubini, campione provinciale di Bologna per il Ma forse si muove, no, ciao, ciao.
Thank you.